18esima tappa del Giro d'Italia da Moena a Ortisei, 137 km con 5 salite. Nell'ordine Pordoi, Valparola, Gardena, Pinei e la salita di Pontives per quasi 4.000 metri di dislivello. Berane della Dimension Data, Roskopf della BMC, Rosa del Team Sky e Boaro della Bahrain Merida sono i primi fuggitivi di giornata. A loro inseguimento diversi corridori, tra i quali Mikel Landa, secondo nella tappa dello Stelvio alle spalle di Nibali. Al primo Gran Premio della montagna, Rosa precede Berane e Roskopf. In discesa Van Garderen, Degnan e Dombrowski rientrano sul gruppetto di testa proprio all'ingresso di Arabba. Il loro vantaggio sfiora i 2 minuti prima della salita del Passo Gardena. Con Tom Dumoulin già solo a metà corsa, ci sono una dozzina di corridori più Quintana che è il primo ad attaccare. Nairo raggiunge Amador che comincia a lavorare per lui, Nibali si muove poco dopo, Dumoulin controlla da lontano, sale con il suo ritmo e riprende tutti poco prima del Gran Premio della Montagna, dove Landa, Rosa e Dombrowski sono già transitati con gli altri fuggitivi. Lo scenario tra i big sembra quello di un imminente nuovo attacco di Quintana, che infatti si materializza mentre davanti Landa accumula punti per la classifica della maglia azzurra. Negli ultimi 10 km la corsa esplode, Landa e Van Garderen allungano in discesa, Dumoulin risponde a tutti gli attacchi dei rivali, anzi reagisce scattando in faccia Nibali e Quintana per due volte con il colombiano che prende la sua ruota. Si va avanti con uno scatto dopo l'altro, Pozzovivo e Pinot guadagnano metri, la maglia rosa chiede collaborazione, parla con Nibali e Quintana, quasi provoca i suoi rivali chiedendo una collaborazione che non arriverà. Così lasciano andare Pinot e anche Zakarin che guadagna subito un centinaio di metri. Landa e Van Garderen intanto lottano per il successo di tappa. La volata a due sorride allo statunitense della BMC che iscrive il proprio nome di fianco a una tappa prestigiosa nella storia del Giro d'Italia, diluendo così l'amarezza per quelle ambizioni di podio sfumate già nella prima parte della corsa. Nibali e Quintana arrivano con la maglia rosa a 1 minuto 06 dallo statunitense che porta 12 le nazioni con almeno una vittoria in 18 tappe, un record nella storia del Giro d'Italia. Pinot è terzo e guadagna 4 secondi di abbuono, il francese è l'altro vincitore di giornata avendo praticamente dimezzato il distacco dal podio, ora davvero a un passo. La 19esima tappa verso Piancavallo, 191 km, sarà interessante per molti motivi e non solo per l'attacco prevedibile a un Dumoulin sempre più solido in maglia rosa.